Manuela, sei pronta per il falò di confronto finale? Sì, sì. Con Stefano? Prontissimo. Io non so voi, ma ho aspettato un mese solo per questo momento. Io la faccio anche sotto la pioggia. Carichissima! Eccolo che arriva, siete pronti? Non lo so, vai più piano. Ti muovi! 3 ore! Facciamo iniziare a parlare Manuela. No, parlo io. Ha parlato anche dopo. Parla lui perché sa già che poi lei lo asfalterà. Mi hai massacrato. Dal primo giorno non ho trovato una volta una persona che è venuta qua per trovare una soluzione. Ma da che pulpito? Ma solo per offendermi, per tentare di ferirmi, anzi, perché poi lo sai, non mi tocchi proprio. No, ma non è vero, tu sei sempre con sta storia. Silenzio. Oh, silenzio? Anche no. La cosa che mi fa più vergogna... Ancora. Non è neanche il bacio, perché tanto quello io l'avevo messo in preventivo. Cioè, ma lui è stato tutto il mese ad offenderla ed ora si presenta con questo atteggiamento da bulletto? Per te è un uomo, è uno che dice principe, principessa. Un uomo, non sei te. Perché tu non hai detto principessa a lei? Qualsiasi tu cosa. Non hai detto principessa a lei, allora la prendi in giro. No, se per questo... Allora sei un pagliaccio. Grande! Cioè, allora prendi tutti in giro, come hai preso in giro me, stai prendendo in giro pure lei. Perché gli hai detto principessa allora? Vogliamo sapere perché gliel'hai detto. Se per questo, sì, dammi una spiegazione. Perché mi piace. Se per ti piace. Se per questo ti piace, non pensare, ti piace, che, non pensare che sono stato con le mani in mano. Stefano, io un uomo come te lo prenderei a schiaffi. Magari delle cose. Io sono stanca, te l'ho detto tante volte. Posso parlare? No, non puoi parlare, adesso no, parlo io. Parlare. Ti amo, ti amo! No, perché tu hai parlato, hai fatto anche tanto. Sono tanti anni che fai tante cose. E tu che fai? Io non ho fatto mai niente, Stefano. Così ti vogliamo, agguerrita! Perché il perdono non si nega a nessuno, ma io non posso dimenticare. Per dimenticare ci vuole un uomo accanto. Manuela, principessa guerriera! Un uomo, tu non sei un uomo. Uno che si butta sopra una donna. Butto sopra. Ti reputi un uomo? Ti reputi un uomo? Non ti fai schifo da solo? Ti saresti baciato fuori da qui? No, può essere anche che l'ho fatto dentro casa, può essere. Ma sì, ma lo so, l'ho visto, Stefano. A parte che lei non l'ha visto perché era nascosto, al massimo. Ma comunque l'ha fatto anche fuori più e più volte, da quanto sappiamo. Ti ho perdonato tutta la violenza psicologica che tu mi hai fatto in questi anni. Certo, chissà quanto deve aver sofferto lei. Tu che fischi a una donna, che sono pecore? Tu che vai a dire lei è insicura perché è rifatta? Ma come ti permetti? Amen, sorella! Tu c'hai il naso rifatto, e allora? E allora? Qual è il problema? Qual è il problema? Che ti stai sentendo? No, vabbè, ma qui siamo a dei livelli assurdi, ragazzi. No. Fermi. Hai visto qui? Dai. No, c'ho brividi, c'ho la pelle d'oca. No, è vero, non glielo permetto più di dire queste cose. È grave, sì. Allora, sai che ci sta? Che voi mi faccio insegnare a lui? Io sono scioccato, ragazzi. Ora, posso capire tutta la sofferenza che ha lei, ma le mani addosso, mai. Visto che tu sei tanto bravo che era mi credi ora. Qualche... Era ora, 30 anni, era ora, vai. Ma cosa ride lui? Cioè, la situazione sta degenerando e questo ride. Ma tu sei un porco, un maiale, un deficiente... E... Manu. Io non so che di. Manu, prova a dire le stesse cose senza ecco. Hai visto com'è? Non ti ho mai dato uno schiaffo. Fino ad oggi. Perché mi sento umiliata, offesa tutti i giorni della mia vita. Mamma, com'è stressata lei. Ma tu ti rendi conto? Ma vuoi dire una cosa del genere alla tua donna? Io so che non ti ho trattata da vera donna. Almeno una cosa l'hai detta giusta. No, tu sei forte. Io non sono debole, semplicemente voglio accanto un uomo che mi tratti come merito di essere trattata. Ovviamente lei dice ennesimamente cose giuste e lui le ride in faccia. Questo è un altro discorso, però sei debole. Mamma, guarda, ritiro quello che ho detto, gli darei io 2 schiaffoni. Come ci sei rimasto quando hai visto il bacio? Vuoi la verità? Vuoi la verità? Eh sì, sei qui apposta. Non mi hai toccato. Perché non te ne frega niente. Ma di cosa stiamo parlando? Siamo sempre qui a guardare loro. Ma che capelli c'ho? Ma io assurdo. No, tu sei venuto qua per riconquistare la donna, non per metterti in gioco. E tu perché sei venuto qua? Per asfaltarti davanti a tutta Italia. Ma tu hai stima? Cioè, tu dici che mi hai perdonato, ma hai stima di me?
Non tanto come prima, perché mi hai deluso, sta. Penso che tutta Italia non abbia stima più di te. Perché non mi hai lasciato tu? Io ho avuto sempre una minima speranza, almeno di salvare quello che eravamo. Lo salvava tradendola, ricordiamocelo. Io i primi video che ho visto sono stati tu steso sul suo. È comodo, però. Sta scherzando, non l'ha detto. Non l'ha detto. Sei desiderata. Cioè, come se lui facesse una cosa meccanica. Punto. Questo sarebbe un esempio di lei che parla male di lui. Dire non mi piace fare l'amore con te, sì, è la più grande che puoi, sì, dire, perché volte? Forse solo quello ci ha tenuto a galla. Cioè, capisco che è una cosa brutta da dire, ma vabbè, io alzo le mani, basta. Tu ti sei fatta stregare da questa persona, capito? Lui qualsiasi cosa diceva tu abboccavi. Probabilmente perché è un ragazzo gentile, dolce, simpatico, buono anche, educato, intelligente, sincero e molto carino. Se a te ti piace farlo in un certo modo, a me mi piaceva farlo in un altro. Non... Manuela, non piangere. Quante volte ti ho detto perché quando facciamo lavoro non mi guardi? Ti ricordi quando dicevo guardami? Lo sai come mi facevi sentire? Lo sai che mi guardavo allo specchio e mi sentivo schifosa? Ma come si fa a ridurre una donna così? Come? Mi sono chiesta sempre perché mi ha tradito, perché non mi ha amato. Quante volte te l'ho detto? Quanto mi dispiace per lei, Maremma. Anche dopo. Allora. Non ti ho mai visto piangere, io stai. Ma ti ho visto. Oh, perlomeno lui dimostra un minimo di umanità, finalmente, alleluia. Che vuol dire questo, secondo te? Che stai capendo i tuoi errori? Ti spera. Io l'ho già capito. Non li hai capiti. L'ha capiti, però poi le rifà sempre. Penso che hai dei problemi comunque, di fondo. Ma... c'hai un problema che non hai capito. Anche questo è vero. Tu saresti pronto a farla sentire meno debole? Ero pronto. Però tutto quello che ha detto non... ha fatto più brutta figura lei, secondo me. Solo questo. Secondo me l'hai fatta tu invece. E si ritorna lì, tutto un aggeggio. Ma questo falò un insieme di robe strane. Me lo spieghi che è successo poi? Me lo vuoi spiegare che è successo? Ma dove va ora? Ma cosa sta succedendo? Vieni qua! Stai, non te ne devi andare sempre, vieni qua, spiegamelo, vieni! Io, ragazzi, penso di non aver mai visto un falò così. Vai, come sempre, ora bastano 3 lacrime e la donna cambia idea. Non puoi rinfacciare sempre gli errori ma che ho fatto. Non sto rinfacciando, io non ho mai capito. Su questo io devo dare ragione a lui, perché... è vero che l'ha tradita più volte, ma se lei lo ha ripreso ogni volta, una volta che perdoni non è che puoi sempre rinfacciare, perché se no non perdoni e lo lasci. Sono stato male, ok. Speriamo che stia capendo lui adesso. Ho avuto un momento di incertezza. Perché? Perché succede? Ma che risposta è? Ho fatto degli errori, lo so, ma... li ho anche capiti, capito? Capito. Hai sbagliato dopo, perché quando io ho scoperto le cose tu mi hai negato fino all'ultimo. Speriamo che queste lacrime comunque non siano lacrime di coccodrillo come abbiamo visto ieri. Speriamo siano sincere, io me lo auguro. Ti vuoi bene, se lo ami, qualche possibilità gliela devi dare. Ogni tanto prova a credergli, finalmente. Perché... Filippo dice ovviamente una cosa giusta, quella che vi ho detto prima io. Ok, come posso credere a una persona... che mi ha mentito fino all'ultimo. E allora lo lasci. Perché non mi hai perdonato. Ti ho perdonato, no. Non riesco a dimenticare le cose, non ce la faccio proprio, non le dimentico. E allora non te lo riprendi in casa. Volevo sentirmi importante per te. Come l'ho sempre voluto, avere una... Come le... Volevo... Poverina. Ti ha corteggiato bene, volevo dire. Ma per come stai tu, per come sei tu, non è che ci vuole arte, capito? Ecco che è ritornato ovviamente ad offendere, mi sembrava strano, stava durando un po' troppo la sua parte umana. Come hai fatto a dire allora? Non perché sono debole. È una giustificazione che sono... Ha detto la seconda cosa giusta di questo falò, finalmente, è un... Tu perdoneresti il suo bacio? Oh, voglio proprio vedere cosa risponde, perché di solito chi tradisce, appena viene tradito, dice no, io non perdono mai, voglio proprio vedere. No, perché secondo me...
Cioè, lei se ha fatto quello che ha fatto, lei non è perché non prova più niente per me. Non dico 100%, ma l'80% è quello. Il sesso, l'80%. In un rapporto, sì. L'80%. Filippo, te l'ho detto. Ora, anche qui devo dire che sono d'accordo con lui. Non è propriamente l'80%, ma un bel 70%. Il pam pam dà molto vigore al rapporto. Quando manca quello, si incrina sempre il rapporto. Sempre. Guarda, che cosa c'hai? Ma scusa, ma... A me se non mi fa ridere. Ma cosa ridi? Ma stavi andando un po' benino e ora stai rirovinando tutto, tutto. Ma quello lo sono pure io. Dispiaciuta che sia andata a finire così, perché non volevo che andasse a finire così. Non è vero. Però purtroppo è finita così. Ha aperto l'occhio, finalmente, mollalo, mollalo. Non possiamo stare insieme perché... Ma ci sono arrivato pure tu io. Tu vuoi delle cose e mi vuole delle altre. Oh, fermi, fermi, che forse ce la facciamo. Stai, ti vorrò bene per sempre. Ora non voglio stare con te perché non ti amo più. Ha preso in mano la situazione. Adoro finalmente qualcuno che non ci delude. Ti auguro tanta felicità. Grazie. Prego. A questo punto però vi devo fare la domanda e la faccio a te, Emanuela. Un la fa, Filippo, che non si sa mai che cambia idea all'ultimo. Sta buono. Decidi di uscire da sola o con Stefano? Da sola. Yeah! Corri da Luciano, corri! Penso che quello lo voglio anche lui. Ah, certo. Lo vuoi anche tu, Stefano? Certo. Ovvio, ovvio. È arrivato il momento di salutarti. Au revoir!